Un prodotto tutto italiano, economico e sicuro, l'elicottero monoposto Lince One, frutto dell'intraprendenza e della forza di volontà di un imprenditore del Frusinate, Tonino D'Aversa, titolare della Elirotex, azienda di Anagni specializzata nella progettazione e nella costruzione di elicotteri ed aerei ultraleggeri, il quale ha voluto sfidare la crisi con le potenzialità offerte dalla sinergia di varie microaziende, di una piattaforma di fornitori tutti specializzati ed italiani. La possibilità di essere prodotto in serie, di volare come un comune elicottero e di simulare in sicurezza tutte le sue funzionalità grazie ad un dispositivo usato come piattaforma di addestramento, il girellone, rende il Lince One una macchina a portata di molti, sottoposta ai primi test di prova presso l'ISAM, l'Istituto Sperimentale Auto e Motori ad Anagni. Positivo il test strutturale, necessari tuttavia degli accorgimenti tecnici per migliorare le prestazioni del velivolo, su cui è montato un motore Simonini Victor 2 da 92 cavalli, in grado di garantire una migliore affidabilità, durata e prestazioni grazie ai 28 cavalli in più rispetto ai suoi concorrenti. Soddisfatti dei primi risultati della sperimentazione, il team della Elirotex e l'azienda Simonini, che per la prima volta ha installato su un elicottero un motore studiato generalmente per deltaplani ed idrovolanti. Ora si attendono gli ulteriori sviluppi della messa a punto e si guarda con curiosità ed interesse al completamento della macchina, che è stata già presentata a Castiglione del Lago in occasione del meeting di primavera dello scorso aprile. Interesse legato in particolare alle potenzialità del velivolo, anche in termini di impiego nel campo dell'addestramento e dell'aviazione.